alla 16ª edizione dei Dialoghi di Trani, Marco Bagliani. Grazie. Grazie di resistere. Non di esistere. Grazie a lei per la pazienza. Allora, comincio subito con la lettura e dopo passo. Pareva deliziato di parlare delle cose che interessavano lo zio. Lo tempestava di domande sui primi anni della sua vita che lui stesso aveva praticamente dimenticato. Da Flannery O'Connor. Il bambino vuole potersi misurare con l'adulto, far tesoro delle esperienze di quell'altro ragazzino che gli si mostra nel racconto dello zio. Cerca di immaginare l'uomo che ha di fronte, con altri tratti nel volto, con altre mani, con un altro corpo. Cerca di immaginare se stesso un giorno dentro un corpo alto su per giù come è lo zio adesso. Anche qui è all'opera il tentativo di disegnare una mappa, solo che il paesaggio che circonda i racconti dello zio è, per lui, del tutto ignoto. Il mondo dello zio da piccolo sembra molto antico e ormai quasi da favola. Eppure proprio tale lontananza mitica lo rende affascinante. Il tempo lì racchiuso batte timbri diversi e questo lo si sente anche nella voce dello zio, come cambia di tono insieme al volto, come si agitano le mani nel cercare di raffigurare l'invisibile. Per lo zio è una visita ad un'antica magione, in luoghi dove un tempo aveva abitato, ma di cui aveva dimenticato la configurazione e che solo ora, grazie alle richieste del bambino, va riscoprendo. Quando da piccolo chiedevo a mio zio Nando di raccontarmi della sua infanzia, seduti sulla panchina in riva al lago, metteva su un tono da grande narratore. Prendeva un'aria compiaciuta e cominciava a snocciolare i ricordi, ma in modo del tutto caotico, saltando di palo in frasca, senza che io potessi raccapezzarmici in alcun modo. Era un disastro, e continuava imperterrito, senza capire che io mi stavo annoiando da tempo. Per ascoltare da lui dei veri racconti della sua infanzia o del suo passato, bisognava sorprenderlo nei momenti in cui le sue mani erano al lavoro. Allora sì che diventava un fiume in piena, e le parole scorrevano vivide. Era stato un bravo idraulico, come mio nonno paterno, da cui aveva imparato tutto. Le sue dita erano nodose e grosse, le nocche spuntavano in fuori, e si capiva che non gli ci voleva niente a stritolarci dentro un passerotto appena catturato. Era goloso di passeri cucinati con la polenta. Ma anche una mia mano doveva tenersi alla larga. Quando me la dava per attraversare la strada, sentivo le sue dita potenti, come degli utensili a sé stanti. Si vede che quelle mani, una volta messe al lavoro, permettevano alla testa di lavorare meglio coi tempi e con le parole. Per esempio, andavamo a raccogliere vermi lungo le sponde del Toce per poi usarli per pescare. Sotto i grandi sassi bianchi che costeggiavano la riva del fiume venivano fuori dei vermi rosati, turgidi, chiamati tortiglioni, che erano ottimi come esca per i pesci persici. Quando con la vanga mio zio se ne stava lì a zappettare il fango mentre io avvistavo i rosati serpentelli, se in quel momento gli chiedevo un ricordo, partiva in quarta e non si fermava più. Era in quei momenti che potevo bearmi di quelle lontananze di tempi e luoghi e persone e che potevo rendermele visibili ai sensi. Il racconto scorreva limpido, vibrante, con tutte le sfumature del dialetto. Potevo sentire in modo palpabile cos'era stata la guerra, i rifugi sotto i bombardamenti, la sua paura di prenderle dal fratello, mio nonno, per non essere stato svelto a scendere in cantina, le avventure in barca, quel pescatore che era rimasto a gambe divaricate tra la sponda dell'ormeggio e la barca che si allontanava e pur di non perderla si era spezzato l'anca. Erano tutti racconti di vita vera, vissuta. Non sapevo allora che per fare un racconto basato sulla memoria tocca sempre inventare un po'. E di sicuro mio zio, nella frenesia dello scavo con la zappa, con le mani all'opera, infilava dentro il racconto pezzi di altre storie, pur di vedere i miei occhi dilatarsi dalla paura o dalla tensione. Perché qui accadeva che, nonostante fosse preso dal vangare, mio zio mi puntava addosso i suoi occhi, non come sulla panchina, che non mi guardava mai. Stavolta stava raccontando proprio a me, ci teneva a vedere le reazioni del mio volto. Quando terminavamo la raccolta, tornando verso la sua moto Guzzi, eravamo esausti, non per la fatica dei vermi raccolti, ma per la quantità di visioni che le parole avevano fatto nascere su quella riva scoscesa di sassi e fango. Amavo le storie che tornavano. Questo mi accadeva anche con le favole di mia nonna, narrate la sera mentre il sole sul lago se ne andava e la cucina si immergeva nel crepuscolo. Volevo sentirmi ripetere le stesse storie.
che tornasse in quei punti del racconto la stessa ansia, la stessa paura dell'ignoto, l'identico tremore dell'attesa di un compimento. Il mio stupore cresceva sapendo che le parole di mio zio, di mia nonna, sarebbero tornate a farmi vibrare. Aspettavo gli appuntamenti già conosciuti e questa attesa mi riempiva di eccitazione. Volevo sentire e vedere le stesse cose provate la prima volta e pretendevo che si ripetessero identiche. Guai cambiare una virgola, una parola. Quello che mi riempiva di gioia stupefatta era il riconoscimento del già accaduto, il suo ritorno. Ma la storia non si ripeteva mai proprio uguale, cambiava. Si aggiungevano particolari o se ne dimenticavano altri. La mia trepidante attesa si trasformava in delusione. Una volta mio zio sostenne che quel pescatore era riuscito a tenere insieme la barca e la riva con la sola forza delle gambe, ma così mandava all'aria tutta la tragedia delle gambe spezzate. Perché gli adulti non erano capaci di rispettare la trama delle loro storie? Crescendo, ho cominciato a comprendere che le storie sono come la vita, non è mai come t'aspetti che sia. Anche le storie, pur narrate dalla stessa voce, non si modellano mai sul già visto e già sentito. Prendono scorciatoie imprevedibili, sfuggono, si slabbrano, proprio come la voce che le dice e che subito si perde nell'aria. Per fissarle, così da essere certi delle ripetizioni, non si può che scriverle, ma la storia, così, pur se stupendamente scritta, non vibra più nelle sue mutevolezze. Col passare del tempo cominciavo a perdere la gioia dello stupore infantile del riconoscimento e mi attrezzavo a gioire degli spostamenti, delle digressioni, dei dislocamenti. Erano le deviazioni della strada principale della storia già sentita, quelle che ora mi eccitavano di più all'ascolto. C'era poi un comparto di storie che mi turbavano, quelle che avevano a che fare con la morte, o comunque con un danno, una malattia, un incidente. Questi erano i racconti che gli adulti facevano più fatica a riannodare. Quando provavo con accortezza a porre domande, si affacciava il dolore sul volto di mio zio o di mia nonna. Intuivo che erano territori difficili da rivangare. Per questo ne ero ancor più attratto. Dentro quei racconti, per me bambino, abitava il mistero stesso del vivere. Potevo misurare di più la consistenza del mio piccolo corpo a confronto di quei corpi adulti che se ne andavano in pezzi. Sentivo tutta la precarietà del mondo intorno e stranamente questo non mi spaventava affatto, perlomeno fino a che quella voce continuava a raccontare. Poi magari la notte ci tornavo sopra e la certezza di una possibile perdita si trasferiva su quelli a me più vicini, mio padre, mia madre, mio fratello. Questo mi dava angoscia, ma era pur sempre un tremore vitale. Imparavo che nessuno si può sentire al sicuro e che basta un niente per far girare la ruota verso il precipizio. Con mio zio c'era un nodo difficile da districare. Mia zia Nilde, sua moglie, non c'era più. Sapevo bene che era morta, avevo partecipato al suo funerale, ero perfino entrato nella camera mortuaria che esalava un fetore dolciastro di fiori andati a male, di acqua di colonia spruzzata su quel corpo diafano che non si muoveva più. Ma quando cercavo di far avvicinare mio zio a quella zona d'ombra, subito si ritraeva e cambiava discorso, fingendo allegria oppure bruscamente passando ad altro. Il racconto di quella morte io ero venuto a saperlo di straforo, un pezzo ascoltando conversazioni tra le amiche di mia nonna, un pezzo da mia madre che parlava al telefono con sua sorella, parole rubate, non dirette a me, origliate, di soppiatto. Anche quell'ascolto proibito ora so che ha a che fare con l'arte del racconto. Quello stare in disparte, rendendosi come invisibili agli altri, genera un grande orecchio che cattura a distanza, amplifica i sussurri, registra i silenzi, le pause, i respiri. Solo che così, quel racconto non si componeva mai in un unico andamento. Sussultava a seconda delle voci che ne parlavano, sempre sommessamente. Il cane da caccia di mio zio aveva un debole per zia Nilde. Mentre lei entrava nel viale, le era venuto incontro per farle festa, come aveva fatto tante altre volte, e di slancio le aveva poggiato le zampe anteriori sul petto. Questa volta però lei aveva perso l'equilibrio e, cadendo all'indietro, aveva sbattuto la nuca sull'unico sasso sporgente del prato. Lì per lì era svenuta, l'avevano fatta rialzare, le avevano tamponato la testa col ghiaccio, le solite cose, si era ripresa. Sembrava tutto normale, ma la sera, dopo aver cenato, aveva cominciato a vomitare, a star male. Portata di corsa all'ospedale, era deceduta per commozione cerebrale. Questo racconto l'ho ricostruito solo una volta diventato adulto e ancora non so bene se le cose siano andate proprio così. La sola parola, commozione cerebrale, carpita ai segreti degli adulti, mi aveva fatto girare la testa. Come poteva uno commuoversi al punto da lasciarci le penne? Era una commozione che prendeva solo il cervello? Forse si era tenuta dentro la commozione e le lacrime gli avevano allagato la testa. Mille congetture facevo dentro di me sull'assurdità di quegli eventi.
il cane festoso che provoca la tragedia, l'unico sasso di tutto il giardino che attende la nuca di mia zia, e poi altre voci che sussurravano che non bisognava farla rialzare così in fretta, che era stato quello l'errore, e ancora la storia del cane che era andato sulla tomba di lei per giorni e giorni senza più mangiare, finché era morto. Da mio zio neanche una parola, mai più. Anche questo imparavo, che si può continuare a vivere con una mancanza, dimenticandosi di cosa rappresentava, del posto che occupava. Basta non far uscire le parole che la renderebbero di nuovo presente, sigillarla, come si fa coi morti dentro le tombe, appunto. Ad ogni generazione i bambini pongono all'adulto la stessa domanda posta dalla O'Connor. Vogliono sapere in sostanza di cosa è fatta la vita che ancora devono vivere. E quando l'adulto non sa rispondere, o non vuole, o non ha tempo, il desiderio di vita si affievolisce e si spegne. Allora si va a cercare la vita da qualche altra parte, perché la fonte primigenia a cui assetati avremmo voluto bere si è di colpo prosciugata. Non c'è stato passaggio di parole tra il grande e il piccolo, non ci sono racconti, né imprese, né pericoli, né morte. Allora la vita tanto vale andarsela a cercare nei videogiochi o nelle simulazioni virtuali, solitariamente, a tu per tu, non con un volto, ma con uno schermo. Non so come fate a resistere, ma siete veramente eccezionali. Niente, io non avevo tante altre cose da dire stasera, ma alle 9, adesso sono un po' più tardi. E questo libro l'ho scritto, io sono anni che, sapete, mi occupo anche in particolare di teatro di narrazione, di che cos'è il racconto orale. Questo libro è tutto sull'oralità, su tutte quelle volte che nella mia vita mi è capitato di incontrare luoghi, persone, situazioni in cui qualcuno racconta a un altro una storia, a voce però, non scritta. E in tutto il libro in molte parti del libro si evidenzia la differenza tra la parola orale e la parola scritta. Questo è un festival di scrittori e io ho scritto questo libro perché per poterlo far conoscere si scrive, però è un po' una contraddizione, perché nel libro si parla invece della forza dell'oralità, della voce che racconta. Si dice scripta manent, verba volant, no? Per dire che la scrittura vince il tempo, è molto potente. Noi possiamo sempre riandare a leggerci delle cose che ci hanno colpito anche a distanza di tempo, la pagina sta sempre lì. Come dire che invece le parole volano, come stasera, no? Io mentre le dico già si perdono nell'aria. Qualcuno raccoglierà qualcosa, ma non potete raccogliere tutto, è impossibile, no? E questa è la forza la terribilità e la forza della voce orale che racconta. Ma io in realtà penso che la voce è più potente della scrittura, perché se no non si capirebbe perché qualcuno si fa esplodere con del tritolo attaccato addosso, pensando che così va in paradiso, uccidendo più infedeli possibili. Sul Corano non c'è scritto. Non c'è nessuna pagina del Corano in cui c'è scritto questo. Però c'è qualcuno che con una voce molto fascinosa ha raccontato a quel giovane che così avrà diritto al paradiso. E che quel giovane si fa esplodere. In ogni epoca le sacre scritture sono scritture, ma poi ci sono state le voci di chi le interpretava. E la voce è potentissima, la voce ha una forza gigantesca. E quindi puoi leggere quello che vuoi, quello che pensi che in quel momento lo puoi interpretare, non solo, ma lo stai dicendo a voce, faccia a faccia con quegli altri che ti stanno ascoltando. E il fascino della voce è dato dalla possibilità di avere delle persone che ti guardano. Abbiamo fatto lo stesso col Vangelo, insomma, abbiamo compiuto dei genocidi in Sud America e in Nord America, milioni di persone sono morte e noi dicevamo che non avevano anima. Abbiamo messo parecchio prima che uscisse l'enciclica papale riconoscendo agli indios che avevano un animo, ormai però erano quasi tutti morti. La Chiesa Cattolica ci ha messo quanti anni prima di capire che non uccidere si deve applicare pure alla pena di morte. Lo Stato Pontificio si ammazzava tranquillamente i condannati a morte fino al 1800 e qualcosa. Per cui vedete, pure era scritto, no? Non uccidere, non è tanto mica difficile da interpretare, non uccidere, mai, non qualche volta sì, qualche volta no, mai, non uccidere, così è scritto, così semplice. Eppure le voci che lo interpretano possono cambiare completamente
Però io stasera non vi voglio parlare della voce maligna, questo è il fascino malvagio della voce, poi c'è il fascino buono, no? Poi c'è Socrate, c'è Gesù, c'è San Francesco, c'è Siddhartha, tutte persone che non hanno scritto una riga però, e si sono guardate bene dallo scrivere, sapevano che la forza della voce sta nella relazione. Poi arriva Platone che ci dice che Socrate ha scritto così, ma siamo sicuri che Socrate parlava così? No, non lo siamo sicuri. I quattro Vangeli, ma davvero Gesù e queste le parabole erano dette così e sono accadute davvero quelle cose? Diciamo di sì, lo chiamiamo parola del Signore. Maometto è tutta dettata dall'arcangelo, tutto il Corano è stato dettato, sono tutte scritture, però diciamo i protagonisti di queste scritture erano persone che sapevano come usare la voce, che cos'è il fascino della voce. E nel libro mi domando a un certo punto che voce avevano, no? Se avessi una macchina del tempo poter tornare a sentire la voce di Socrate, come funzionava? E Gesù come faceva? Come faceva a raggiungere quelli più lontano? Non aveva mica il microfono come ho io adesso. Che voce aveva? Come funzionava il rapporto tra... E allora il libro parla di questo un po', parla di tante cose, c'è il rione Sanità a Napoli, mia madre che muore in ospedale, cioè tutti i luoghi dove si raccontano storie. Il senso del raccontare storie è cercare la relazione con l'altro, per questo l'umanità non ha mai smesso di raccontare storie. Spesso mi fanno nelle interviste, mi chiedono, ma con tutto questo bombardamento di immagini, social e tutte queste, non pensa che c'è una perdita della forza del racconto? Io penso di no, penso che sotterraneamente si continuerà sempre a raccontare, anche se le scuole saranno invase dagli smartphone, dai tablet o dai computer, non si perderà mai la possibilità che un essere umano racconti a un altro qualcosa. E voi tutti siete perfettamente bravi a raccontare quando avete un'urgenza, no? È una cosa che è scritta nel nostro DNA, da sempre abbiamo raccontato. Quando abbiamo un'urgenza, una passione, qualcosa che ci preme dire, ecco che la raccontiamo. La raccontiamo a qualcun altro che è di fronte a noi, a volte anche più di una persona. Io in teatro lo racconto a tante persone insieme. E cosa succede in quel momento? Cioè, cosa succede quando uno racconta a un altro una storia? E io di questo mi occupo nel libro. Succede che l'altro deve... Oggi c'era, ho sentito il dialogo tra Tonelli e Bodei, no? E Tonelli ha iniziato proprio parlando della peculiarità degli esseri umani, è quello dell'immaginazione, la peculiarità di produrre simboli. Ecco, chi ascolta crea. Colui che ascolta è obbligato ad aiutare il raccontatore a completare le immagini che il narratore evoca, perché non c'è niente da vedere. Io adesso vi raccontassi una storia, no? C'era una volta, eccetera eccetera, non c'è niente da vedere, non ci sono immagini proiettate, non c'è scenografia, non ci sono effetti speciali, però io vi potrei far volare, vi potrei far sentire che cosa vuol dire sprofondare, che cosa vuol dire uccidere, che cosa vuol dire essere feriti, che cosa vuol dire amare. Tutto questo lo raccontiamo sempre, siamo bravissimi a raccontare, siamo bravissimi perché sappiamo come fare. Siediti qui, vieni qua, prendiamoci un caffè, siediti un attimo qui, no, lascia stare, non, smetti di tagliare, ascoltami, che vuol dire? Guardami negli occhi, guardami, ti sto parlando, sto raccontando a te. Perché lo facciamo? Perché mentre racconto l'altro empatizza con quello che io sto raccontando, se sto raccontando con passione, se ho voglia davvero di raccontare, se non è una truffa il mio racconto. Ma se è vero, cioè se è vero, è un racconto di finzione, però se è vera la forza che spinge a questa narrazione, l'altro empatizza e quindi mi restituisce il senso di quello che io sto raccontando. Capisco dallo sguardo dell'altro se lo sto interessando, se lo sto emozionando, se si sta commuovendo, se è con me, se è contro di me, se mi sta giudicando. È la relazione umana, no?
come sto vedendo io voi adesso, che con molta fatica, bravissimi, perché avete ascoltato non so quanta gente che oggi ha raccontato tutto il mondo, no? Come fate ancora con questo freddo che scende a quest'ora, tentare di resistere, no? Quindi i vostri corpi stanno così, tentano in tutti i modi di sentire quello che io sto dicendo. È meraviglioso questo. È vero che siamo in un mondo ormai dove l'immagine e il visivo ha preso il sopravvento, l'onnipotenza del visibile di cui parlava Cristina Campo ormai è diventata, e d'altra parte gli occhi servono a desiderare, e gli occhi servono a, e quindi in una società dove il consumo è tutto ormai, dove gli esseri umani non sono più cittadini, sono consumatori, è per forza che l'occhio ha la prevalenza, deve, no? Non puoi entrare in un supermercato e metterti in ascolto delle merci, le devi vedere, scegliere, ti devono attrarre con la loro luminosità, e quindi l'orecchio si è un po' perso, no? L'orecchio è diventato sempre meno importante, l'udito, l'ascolto, e invece nel racconto orale, come racconto in questo frammento, no? Sul rapporto adulto-bambino, io devo dire sono stato molto fortunato, perché nella mia infanzia tra questo zio, mia nonna, mia madre, mio padre, tutti mi hanno raccontato tante storie, e io penso che un bambino a cui vengono raccontate tante storie impara a sua volta a raccontarle, o più che altro, prima di tutto impara ad ascoltarle, che è l'altro grande elemento che fonda la narrazione orale. Io ho bisogno che l'altro mi ascolti, e l'ascolto è qualcosa di molto prezioso, perché non è solo ascoltare le parole, è ascoltare l'immaginazione che il narratore evoca, e quindi costruire immagini insieme a lui, quindi produrre immaginazione. Uno spettatore che assiste a un racconto sta lavorando di immaginazione, sta costruendo il suo film, sta costruendo il personaggio che viene evocato in scena e che non c'è. Rendere visibile l'invisibile, questo è il lavoro di colui che racconta, sempre, in ogni situazione, sia che sia la descrizione di un incidente stradale o un libro che si è letti o un film che si è visti o la storia di una dynasty familiare, che ne so. Sono tanti i momenti di racconto. Ecco, nel libro per esempio non parlo, perché ne ho parlato altre volte in altri libri, insomma, di quando si sta a cena e partono i racconti. Quando partono i racconti a cena? Meraviglioso, le cene sono stupende. Uno apre un barattolo di conserva di melanzane sott'olio, apri e cominciano i racconti. Mia zia lo faceva così. No, mia nonna non ci metteva. No, quella volta no, le melanzane vanno fatte prima. Cominciano piano, prima sono tutti racconti culinari, e dai racconti culinari si passa alle genealogie. La zia, la nonna, il parente, quell'altro, l'altra ricetta di quell'altra ancora. Tra l'altro noi italiani abbiamo la meravigliosa peculiarità di parlare di cibo mentre si mangia. Davvero, è incredibile. Io avevo degli amici svizzeri che tutte le volte che stavamo a pranzo, a cena insieme, erano meravigliati di questo. Dicevano: Marco, stai mangiando una cosa buonissima e ti metti a parlare di un altro. E noi ci piace raccontare come i cibi. Il cibo è un altro grande elemento della narrazione e del racconto. Ed ecco allora che il bambino vorrebbe tanto. Perché vuole sapere tanto della vita dell'adulto? Perché chiede che venga raccontata questa storia? Beh, ha bisogno di sapere, si proietta un po' nel futuro, vorrebbe capire come si fa a vivere, vorrebbe capire come si fa a crescere. Ha anche lui tanti racconti dentro, no? Tantissimi racconti. Io a 10 anni avevo già fatto tutto. A 10 anni ero già. Tutte le esperienze che ho fatto dopo nella vita, a 10 anni le avevo già compiute tutte, con un'intensità che non si ripeterà mai più nella vita, così forte, così potente, perché senza difese. Tutto quello che sentivo allora, non ero furbo, non ero preparato a parare i colpi del destino, di quello che mi arrivava addosso. E a 10 anni, penso che ognuno di noi, no, abbiamo già amato, siamo stati traditi, abbiamo commesso atti di vigliaccheria, abbiamo subito atti di bullismo, lo abbiamo fatti, ci siamo erotizzati, abbiamo stretto amicizie incredibili e poi le abbiamo rotte, ci siamo sentiti affratellati in un gruppo e poi ci siamo sentiti esclusi,
tutto quello che è successo entro i 10 anni è stato, siamo caduti, ci siamo fatti delle ferite, delle cicatrici, abbiamo avuto paura, ci siamo sentiti goffi, ci siamo sentiti inadatti, incapaci di tante cose, ci sono accadute. Mai una volta che un insegnante mi abbia chiesto di raccontarle, mai. 5 anni più 3, 8 più 3, 13. 13 anni di scuola e mai una volta che qualcuno mi abbia chiesto le mie storie. Io ero pieno di storie, ogni bambino è pieno di storie, ma a scuola non si chiedono queste storie, a scuola serve, bisogna imparare a leggere, a scrivere e a imparare le storie degli altri, le storie degli adulti. Poi so che ci sono insegnanti meravigliosi, ma sono una minoranza, che riescono invece a permettere all'allievo di non solo di imparare, ma di insegnare. Perché quando un ragazzino gli dà la possibilità di parlare delle sue cicatrici, per esempio, sta insegnando agli altri qualcosa, no? Sta insegnando che cos'è il dolore, cos'è la paura, che cos'è l'impotenza, no? Il sangue che scorre. Per esempio, parlo delle cicatrici visibili, poi ci sono le cicatrici interiori, le ferite umane, no? Dentro quelle. E se, perché non ce l'hanno mai chiesto? Ecco, questo è uno dei motivi per cui poi si cresce sempre sentendosi inadeguati, no? Come se il problema della crescita è tentare di essere bravi a imparare le storie che l'adulto pretende che noi impariamo, ma non sono nostre. Vanno bene, per carità, più ne impariamo meglio è, per barcamenarci nella vita, però le nostre non ce l'hanno mai chieste ed è una perdita. E mi domando sempre perché appunto nelle scuole primarie, soprattutto alle elementari, alle medie, non si lavora sul racconto orale. Non c'è un lavoro, non c'è un'educazione all'oralità. Si impara a leggere, si impara a scrivere, una fatica incredibile. E la cosa più semplice del mondo, che è il parlare, non viene educato, non c'è un'educazione a questo, no? Non mi risulta che ci sia un'educazione alla. E se non c'è l'abitudine di raccontare, non impari neanche ad ascoltare. Allora, poi se non sei disposto ad ascoltare, è poi difficile entrare in relazione con gli altri. Come faccio a pensare il pensiero dell'altro se non sono capace di starlo ad ascoltare? In questo è meraviglioso. Prima c'erano delle ragazze che non vedo qua, forse se non sono andate, che mi hanno intervistato e volevano sapere appunto della come funziona il teatro, come funziona il teatro, è questo, no? Il teatro è qualcosa in cui tu entri nella pelle di un altro completamente diverso da te e lo devi far vivere. E quindi hai la possibilità, per quel breve momento che dura l'atto teatrale, di riuscire a essere altro da te, quindi a pensare un pensiero che non avresti mai pensato. È una cosa molto bella questa, no? Io nella mia vita sono morto almeno 8 volte, per esempio, 9, l'ultima 9. Sono morto 9 volte, 9 volte sono morto in 9 modi diversi. È un'esperienza, e sono ancora vivo però. No? E questo è il teatro, e lo posso ancora raccontare. Bene, io vi avrei voluto leggere, il freddo veramente ci attanaglia, avrei voluto leggere un altro pezzo che ha. Ma poi tanto adesso vi butterete tutti a comprare il libro, sono sicuro. E l'altro era un pezzo sulle sirene, mi piaceva molto perché oggi ho sentito questo, veramente il dialogo è stato bellissimo tra Baudet e Antonelli. Le sirene intuirono che una nave passava vicino e intonavano un canto delizioso. È il pezzo che conoscete, no? Di Ulisse, di Odisseo, che passa vicino agli scogli, le sirene cantano, ma lui si è tappato le orecchie in anticipo. È uno dei pezzi fondanti della nostra storia. Ma quello lo prendevo come esempio per dimostrare come tutta l'oralità si fonda sul corpo. Colui che racconta, quello che racconta è un corpo che racconta, non è solo una voce che racconta, è un corpo narrante. Il corpo fa delle cose, si muove, si agita, mimica, si mimetizza, fa i versi, tenta di imitare i personaggi di cui racconta. Quando ero tanto lontano quanto si fa sentire uno che grida, pensate che bella questa cosa, cioè in un attimo Omero ci fa capire che la distanza tra le sirene e la nave
è tanto quanto se uno gridasse arriverebbe là. E tutti noi, sentendo questo, ci possiamo immaginare la distanza. E in tutta l'oralità usa moltissimo il corpo per prendere le misure del mondo. Tutte le parti del corpo sono parti che possono avere la pancia come una collina, era alto come una montagna, era alto un soldo di cacio, era alto un pollice, pollicina. Tutto questo fa parte anche della nostra vita di tutti i giorni. Io ho fatto un passo che valevano 10 dei suoi. Sono misure che hanno a che fare col fatto che abbiamo questo corpo, e che nella narrazione il corpo è sempre presente, non scade mai, non se ne va mai, e il corpo racconta tantissimo. Io sono stato appunto fortunato perché mia nonna, per esempio, era una grandissima, avrete capito, io sono nato sul Lago Maggiore, poi però sono sempre vissuto in una zona pessima di Roma, in un quartiere di ultraperiferia, quindi la mia infanzia è stata segnata da questa periferia, però poi ogni estate tornavamo sul lago, io e mio fratello, con mia cugina. Mia nonna era una grande narratrice, veramente eccezionale. Da lei ho imparato quasi tutto. Era analfabeta, quasi analfabeta, non sapeva fare la sua firma. E tutte le estati, quando andavamo sul lago, c'era tutto. Il mese di agosto era dedicato alla sagra, la saga di Giovannin senza paura, Giovannino senza paura. Lei cominciava il primo giorno con l'inizio, era una soap opera, una serie televisiva, diciamo. Cominciava il primo giorno, la prima puntata, si arrivava all'ultimo giorno col finale, in cui moriva. Noi già sapevamo come finiva. Giovannino senza paura è un idiota, è uno degli tanti scemi delle fiabe, uno, no? Così scemo che non ha paura, perché la paura presuppone una coscienza. Uno ha paura quando ha coscienza di sé, quando non hai coscienza di chi sei non hai neanche paura. Giovannino era uno così, noi lo amavamo molto perché assomigliava molto a noi bambini, no? Faceva di cotto e di crudo, sbagliava sempre, non ne azzeccava una, e mia nonna cominciava sempre a raccontare, e noi già sapevamo tutte le puntate. E quello che dico nel libro, il nostro piacere era andare a riascoltare le stesse storie. In particolare, adesso non ve la faccio troppo lunga, il 15 di agosto, 15 e 16, c'era un clou della storia che era la più hard, diciamo, la più noir, quasi splatter. Sì. E funzionava così, che mia nonna ci raccontava di quando Giovannin senza paura doveva, era tutto in dialetto, il racconto, adesso io ve lo faccio in italiano, di quando Giovannin senza paura doveva andare a passare una notte nel castello degli orrori. Se riusciva a stare sveglio tutta la notte senza morire di paura, avrebbe avuto in premio la mano della principessa. Quando la nonna ci raccontava queste cose, io avevo già 7, 8, 9 anni. Fino ai 6-7 anni non avevo capito bene la mano della principessa che premio fosse. No, mi sembrava anche, dopo tutto il mazzo che uno si era fatto, no? Che gli tagliavano la mano alla principessa, lui andava con sta manina, mi faceva un po' anche, non mi sembrava un gran premio. Anche lei che urlava di dolore, lui con sta mano in giro, e poi diventava marcia, che ne so. Dopo un po' ho capito che voleva dire un'altra cosa. E quando da piccolo impari la metafora, è come se si apre un altro mondo oltre quello che già c'avevi, no? Mia nonna, per esempio, diceva diavolo di un uomo, e lo diceva ancora diavolo di un uomo. Se però diceva cull'om l'en diavol, era completamente diverso. Allora, il primo era un complimento, il secondo era un pericolo, eppure la parola era la stessa, e perché il suo corpo cambiava, no? È il diavolo d'uno. E quando dice che figlio di puttana che sei, è una così, gli stai facendo un omaggio, però in un altro modo quel figlio di puttana può diventare un insulto così forte che l'altro tira fuori il coltello. Dipende da come il corpo accompagna la frase. Vabbè, non la faccio.
facciamo troppo lunga, se no stiamo qui fino a mezzanotte. Allora mia nonna cominciava questo racconto, noi tremevamo, i racconti si svolgevano in cucina, Lago Maggiore è circondato di montagne, alle 6 del pomeriggio comincia a scendere il sole, non lo vedi più, alle 7 è già buio, 7:30. E noi stavamo in cucina e scendeva il sole via via, e mia nonna non accendeva la lampada, non c'era ancora l'elettricità, pensate come sono vecchia. Io sono nato quando ancora non c'era la plastica e non morivamo avvelenati. Poi dopo hanno inventato la plastica, adesso vabbè. E mia nonna quindi non accendeva la lampada, e quindi via via che raccontava si andava nel buio. E Giovannin senza paura entra nel castello, e siccome è idiota completamente sbaglia entrata, e invece di entrare dalla porta principale entra dalla porta della cucina. Ora, una delle grandiosità di qualsiasi narratore è quello di mettere, infilare nel racconto quello che è intorno, la realtà. Per cui mia nonna, cioè, tutto quello che c'era intorno lo infilava nel racconto, riusciva. E quindi noi entravamo in cucina, ci sedevamo lì, lei cominciava a raccontare, diceva, l'entrata nella porta della cucina, e cominciava a descrivere la cucina della casa degli orrori, che era identica alla nostra cucina, uguale, la tovaglia a quadri allo stesso modo, il lavandino, il camino spento sulla destra. Dopo 5 minuti di questa descrizione scenografica, noi eravamo tutte e tre immersi dentro la cucina del castello degli orrori. Per dire chi erano gli orrori che c'erano nel castello, mia nonna usava il Gram Law, usava quello che poi Dario Fo ha recuperato il Gram Law, cioè è praticamente un dire senza dire niente, no? Perché era irrappresentabile, come era un'assemblea di mostri là dentro. Mia nonna faceva su per giù così. Io sono meno bravo di lei, anche perché lei aveva capacità di usare il dialetto è di una potenza altro che l'italiano. Allora diceva che lì dentro è un mondo, ma signore, no, era tutto così, cioè non c'era nulla di descrizione, c'erano tutti i suoni, lei che si spaventava e faceva così, e noi ci immaginavamo molto peggio di quello che c'era dentro. È geniale da questo punto di vista. Vabbè, comincia il racconto e Giovannino sta seduto lì, non sa che fare, e si prende il pollice, si prende poi e comincia a guardarsi l'unghia, e si perde a guardare l'unghia. E noi facevamo lo stesso, no? Cioè noi tre stavamo seduti, anche noi, guarda, e cominciava mia nonna a descrivere quante cose ci sono in un'unghia. Mia nonna non sapeva nulla né del buddismo né di come si arriva all'illuminazione, però se uno sta fisso a guardarsi l'unghia è un mondo, se tu la schiacci vedi diventa più rosa, sembra un sole che tramonta, c'è la luna, le pellicine, tutta la sporcizia del giorno, per cui tutto quello che hai fatto durante il giorno sta qua dentro, c'è un mondo. E Giovannino stava lì, a un certo punto mentre stava lì si sente una voce che viene dalla cappa del camino: caduta, cosa butto ora? Non so, mia nonna non era ventriloqua, non credo, però noi facevamo così, cioè lei stava qui e la voce veniva da là: caduta, cosa butto? Terrorizzati già noi. Giovannino continua a guardarsi l'unghia perché non ha paura di niente, no? Continua a guardare l'unghia e la voce si arrabbia sempre di più: caduta, sempre più arrabbiato, finché scocciato da questa voce, butta quel che ti veret, ma butta quello che vuoi, gli dice. Nel momento in cui dice così, dalla cappa del camino si sente una mano, cade una mano su. Ora attenzione, non è cade una mano, guardate, una mano. Noi vedevamo il pezzo di mano che cadeva e faceva ancora così mentre cadeva. Adesso lo fanno al cinema, no? Tutto il sangue. Noi vedevamo tutto, non c'era niente da vedere. Giovannino neanche la vede la mano, continua a guardarsi l'unghia. A
giocare con la sua e la voce ricomincia. Questo stillicidio di orrori durava 10 minuti e ogni volta un piede, una bocca, un orecchio, una testa, una gamba. Quando il camino era praticamente pieno di tutti i pezzi di corpi che mia nonna faceva scendere dalla cappa, mia nonna sospendeva il racconto. Il seguito domani. No, era veramente criminale. Era criminale. E voi pensate che quando si era a questo punto, la cucina era buio pesto ormai, non si vedeva niente. E allora cominciava la processione, perché noi stavamo qua, ancora là, io vedo tutto, ancora la cucina come era fatta, lì c'era la porta, ma lì, da qui a lì, c'era la porta che dava sulle scale di pietra che portava alle stanze di sopra, dove quando eri arrivato all'ultima rampa di scale vedevi la luce delle candele della lampada nella stanza di sopra, quindi cominciavi a vedere qualcosa quando arrivavi lassù. Dovevamo andare a dormire. Io ero il più grande, quindi ero davanti. Poi c'era mia cugina dietro con le unghie infilate qua. Mio fratello aggrappato a mia cugina. Avete presente il settimo sigillo, quello, la processione? E andavamo così. Lo sapete quando nei sogni vorresti correre e non ce la fai? Era uguale. Il terrore era stato proprio per raggiungere. E però allo stesso tempo avevamo aspettato un anno questo terrore. Era un anno che aspettavamo di riprovare questo terrore. E quindi quando arrivavamo vicini alla soglia, facevamo sempre così, facevamo, guarda, 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 guarda. Guardavamo nel camino e il camino era pieno di tutti i pezzi di corpo che mia nonna aveva descritto. C'erano tutti, sangue, cose disarticolate. Vedevamo, guarda, 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 guardavamo il camino, poi urlavamo e correvamo su di sopra, correndo come pazzi, ci infilavamo tutte e tre nello stesso letto, quella notte avevamo diritto a dormire, tutte e tre insieme, con tutte le coperte tirate su così. Incredibile, se lo racconti a uno psicologo, dici no? Ma, però io non, vedete, poi io ho fatto l'attore, mia cugina è diventata insegnante di matematica, mio fratello informatico, non siamo diventati dei serial killer. No? Per cui queste storie erano così potenti, erano veicolate dal corpo di mia nonna, e questo corpo è quello che io continuo a portarmi in giro e dentro quando faccio racconti, ed ecco, è su questo che ho scritto questo libro, no? Tutte le volte che i corpi raccontano, quando succede, come, quando. Mia madre è morta a gennaio e io ho passato un mese e mezzo dentro l'ospedale geriatrico, del reparto di geriatria, no? Dell'ospedale di Parma, e quello è stato un altro grande luogo di racconti, e lo descrivo nel libro, quello che succede a quelli che stanno morendo, no? I parenti che vengono, che racconti si fanno, che racconti non si fanno, quali sono le paure, quali sono le badanti che di notte restano a vegliare i morenti e che a loro volta raccontano, è un luogo di grandi racconti. Io penso che il racconto abbia sempre a che fare con la morte, cioè uno per così dice spettacolo dal vivo, vuol dire essenzialmente questo, che finché si racconta si è vivi, no? E che è Scheherazade, finché racconti nessuno ti uccide, dopo non si sa, nel senso che adesso quando usciamo di qua può succedere di più. No, scherzo, no, diciamo così. No, però dico, finché si sta lì, no? Finché c'è la presenza della voce che racconta, di colui che ascolta, sappiamo che per un momento, quel momento lì sta vincendo la possibilità di morire. Siamo nello stesso spazio, nello stesso tempo, i nostri corpi stanno lì insieme. Questo è meraviglioso. Ed è questo, secondo me, che caratterizza la specificità della nostra specie. E ho sentito stamattina, appunto oggi, la precarietà dell'universo mi ha colpito molto, tutto questo. Io penso che i racconti, il primo racconto o il raccontare della nostra specie sia nato anche come risposta alla paura. Uno non ci pensa mai che noi, per rispondere al terrore, noi abbiamo
inventato la technique, la tecnologia, quindi le armi per offendere, uccidere, e poi il racconto. Il racconto ci permetteva di sentirci comunità, di sentirci gruppo, di difenderci dal terrore degli animali che ci stavano intorno, delle paure che c'erano intorno. Io penso che il racconto sia nato anche per questo. Siamo una specie molto fragile, siamo una specie molto anomala dentro il mondo animale, no? Non abbiamo artigli, non abbiamo zanne, i nostri cuccioli stanno 9 mesi prima di nascere, poi prima che diventano autonomi passano 2-3 anni. È una specie impossibile. Come abbiamo fatto a sopravvivere? Come è stato possibile che questa specie è diventata la più micidiale, no? La più micidiale di tutte, quella che sta distruggendo il suo stesso pianeta oggi? Come è stato possibile? E qui sicuramente grazie all'invenzione alle tecniche, no? Alla possibilità di prolungare il nostro braccio con un'arma, ma anche grazie al racconto. Io penso che i racconti servivano a questo, a impedire di essere sopraffatti dal terrore. Finché c'era qualcuno che ti stava raccontando, magari all'inizio non è che raccontavano con parole, raccontavano con suoni, con danze, forse con mimando le scene della caccia. E come tutti i racconti, probabilmente quell'inizio di caccia al piccolo di mammut, poi via via che raccontava il mammut diventava sempre più grande. Così sono nati i miti. I miti sono nati grazie al fatto che non erano verificabili con la pagina scritta, sono nati perché qualcuno diceva un altro qualcosa, questo qualcosa lo diceva un altro, e un altro, e un altro, e passava di bocca in bocca, di orecchio in orecchio. E il pescatore che pesca la trota, al 10° racconto, ha pescato un salmone. Questo è come funziona il racconto e come funzionano i miti, e per questo credo che sia sempre ancora necessario oggi, pure in questo mondo così tecnologico e pieno di immagini, continuare a guardarsi negli occhi e raccontare storie. Vi ringrazio, io vado via perché mi sembra che ho già abusato di voi. Grazie.